puntata di Loletta 5 Channel. Qui c'è Gabriella e Mario, che Mario sta guidando. Sono ovviamente dentro il loro cofano on the road. Stiamo andando verso Ognina, quindi incontrerete i miei amici sbarafan, fan sbaramici, che vedranno ovviamente questo vlog, e quindi poi facciamo, perché non metterlo, e quindi pubblicizzerò anche il loro canale YouTube, visto che hanno un canale YouTube che si chiama Talk Nerd, in cui parlano tutte cose di nerd, di film, telefilm, ste robe qui, insomma. E sono davvero molto bravi, quindi ovviamente ve li consiglio, e poi nell'info box sotto in descrizione metterò il loro link se loro sono d'accordo. E niente, perciò stiamo un pochino al bar, parliamo tranquillamente, insomma li conosciamo, e poi vediamo un po'. Io ovviamente farò qualche clip. Qua a Catania si sta morendo dal caldo, però ci sono all'incirca 28 gradi più o meno. E nulla, ragazzi, quindi ciao, c'è Mario. E poi ovviamente a me mi è arrivato il ciclo, tanto per farvelo sapere, perché comunque negli altri vlog ho sempre parlato del mio ciclo, quindi adesso sapete che mi è venuto. E nulla, ragazzi, quindi ci vediamo dopo, e ovviamente iscrivetevi sempre al canale, commentate, bla bla bla. Ciao, alle clip con la musica, via! Adesso c'è la mia bellissima crema di caffè. Non lo so se di Paolo Dani lo svalo, io sono Mariello. Oh, svalo, non c'è. Madonna, no, che malapazza! Scusa, ma questo devo un attimo collocare. La maglietta da calciatore poi è lui, è uguale. Lei è la mia fidanzata, Gabriella. Gabriella Fabiano, molto lieta. Qui abbiamo la mitica, finalmente. Ciao ragazzi, ciao. Qui la sappiamo, l'ospite. Il Tardis, grazie. Qua c'è un uomo. E poi qua ci sono altri. Un uomo cerca il caffè. Lei no. Piace tanto tu ai live. Mi piace forte. Qua stanno parlando di discorsi molto nerdosi, come. Così sto lentaggiando le carte. Ti piace? Scusate, ma. Ma cosa che sta facendo il fan film di Harry Potter sulla storia di Voldemort? Ah sì, e quando? Spoiler. Come live? Dai, e questa è una cosa che. È la palla di discoteca! Tu non palle di discoteca. Comunque, non mi toglie nessuno dalla mente che Robert Fox. Ma no, gente dice la che cosa. Non si lava, non lo so. Sì, come, come lo sanno poi, non lo capisco. Scusate, che manicomio che c'era il bug, ma non si capiva niente, bla bla, ognuno parlava con l'altro, quindi comunque sia, è stata davvero una bellissima esperienza, mi ha fatto davvero molto piacere. E iscrivetevi al loro canale, iscrivetevi come al solito al mio, commentate, condividete e lasciate tantissimi like come sempre. Grazie che mi state supportando davvero tantissimissimo. Siate gentili anche con le persone che non conoscete. Amateli tanto e non fate mai niente, che io non farei. Un bacione del cuore e alla prossima puntata.